Tantissimo. Phenom ha il vantaggio, fra virgolette, di avere due main. Mentre Cammy deve adattarsi. Please let's see the intro. No, we do not need the intro. I want to see the intro. No, we do not. Devour our hour. E inizia la grand final del Capcom Pro Tour. Un applauso ai partecipanti. Phenom contro Kaukster. Iniziamo subito con un controllo del match da parte di Kaukster che porta Nekalli a pochissima vita in pochi secondi. Ma Phenom ha una risposta a e tutto. Affonda subito con un sacco di danni portando Kemi all'angolo. La situazione alla parità. Anzi, in vantaggio! Stun e va a prendersi il round sicuramente, eccolo qui. Primo round, liscio, liscio, liscio. Nekalli, una volta che ha preso in mano la situazione, ha praticamente chiuso il match in pochi secondi. Ha aspettato di avere quello che io definisco per Nekalli un fattore X praticamente. Retaggio di Ultimate Marvel vs Capcom, direi. Esatto. Vediamo se invece Kaukster ha una risposta. Crash counter! Il crash counter con lo stun. Non basta però a chiudere il round. Ma il vantaggio di... È il vantaggio evidente. Tantissimo, tutta la barra praticamente. Uno pari. Che match. Abbiamo visto che hanno deciso di andare entrambi con l'aggressività. Questa volta ci si gioca tutto. Questa volta si riflette molto meno rispetto a prima. Si è impetuosi. La posta in gioco è la partecipazione alla crash counter del Capcom Pro Tour. Crash counter che va in una posizione enorme. Nekalli all'angolo. Vediamo se riesce a gestire la situazione. Phenom deve riprendere in mano il match. Se vuole continuare. Bellissima presa da parte di Cammy. Che ribatte la posizione. Anche il danno ormai è in suo favore. Vediamo cosa riesce a fare. Abbiamo una presa da parte di Phenom. È all'angolo! Oh, gli pianta la critical! Basterà? Basterà? Non basta! Un pixel di vita! Oh, con e invece l'overhead! Sì. Lo frega sul rialzo con l'overhead. Primo 1-0 per Phenom. Che player, ragazzi, che player! Ricordiamo che se Phenom vince le prossime due, si aggiudicherà direttamente il torneo. Mentre l'avversario è costretto a vincere due volte praticamente. A vincere sei praticamente. Sì, se contiamo ogni round. Ma non è la prima volta che vediamo un comeback dalla loser, tutto è possibile. Un comeback da parte di Kaukster. Esatto. Kemi ricomincia infatti con la sua pressione devastante. Vediamo la risposta di Phenom. Abbiamo cade. Phenom che ci ha provato. Ma questa Kemi è diventata veramente incredibile! Si porta a casa questo round con una serie di setup per mix-up pazzeschi. Abbiamo visto che entrambi i personaggi devono controllare il match. E una volta che partono sono devastanti. Stiamo vedendo dei match che sono praticamente tutti a senso unico, seppur ogni volta da un senso diverso. È incredibile. Crash counter! Stun di nuovo! Accidenti, Kaukster! Critical art! Incredibile! Sufficiente! Non è sufficiente! Tipo tutto può succedere! Così come Kemi ha ribattato il primo questo cross up! 1-1, signore! 1-1! Kemi è diventata di colpo molto più aggressiva! Vediamo se c'è un counter pick! Forse è ancora troppo presto per Phenom per un counter pick. Sentiamo un altro match. Ha comunque più possibilità, quindi ha occasione di vedere come se la cava contro un Nekalli che magari si adatta di più al giocatore avversario. Ha visto comunque che quando funziona, funziona. Insiste Nekalli, ma si installa subito il match. E Kemi riprende la sua sua offensiva. Kaukster lo mette all'angolo. Non riesce a uscire. Kaukster è diventato cattivissimo. Gli legge nella mente e infatti lo punisce subito. Ultima vita per Nekalli, infatti un altro round. Il primo round. Questo matchup non sembra così in favore di Nekalli.
annuncio di servizio. Ma è la finale e non ci interessa. Riprendiamo. Tanto comunque non si sente niente. Nekali risponde questa volta. È lui a portare avanti il match. Però perde il momentum e vediamo se Kemi ne approfitta. Infatti, ne approfitta, come dicevo, ricomincia subito con una presa. Ma non insiste con un setup. Siamo circa alla pari. Subito in bitwinger per Nekali. Ora il vantaggio con moltissime special. Vediamo se le sfrutta a dovere per mettere in difficoltà Kemi. Oh, questo jump in. Siamo praticamente pari a livello di vita, anche se Nekali sembra un po' in difficoltà in quanto sta solo subendo la pressione, anche se blocca tutto. Abbiamo le barre cariche per entrambi i giocatori, quindi un tocco è mortale. La fine del round. E infatti! Oh, ecco qui. Due a uno per Kongster. Questi match per Kongster stanno andando molto più veloce. Vediamo se Kongster riesce a ottenere il bracket reset. Questa finale molto molto emozionante, che si gioca all'ultimo pugno. Vediamo Kemi subito che tenta di tenere Nekali all'angolo, che non è facile da contenere come personaggio. Ma quanto pare questa combo fantastica! Porta Kemi in vantaggio, Crash Cup! Vediamo come massimizza stun! Lo stun forse è finita, forse no. Non è finita, manca pochissimo, ma Nekali no! Incredibile! Un altro out! Che artiglia ha tirato fuori! Ed è il match point per Kongster per ottenere il bracket reset ed arrivare quindi alla vera grand final. Ci sarà il counter pick nel caso, chi lo sa, ma è troppo presto per parlare, perché Nekali può ancora portarsi a casa entrambi i round e infatti insiste subito con la sua offensiva. Pestoni in avanti che poi vengono bloccati. Bellissima risposta di Kemi, lo porta all'angolo. Vediamo un po' se la combo entra ed entra. Punito questo. Punito la command grab. Ma Nekali le tira subito dall'angolo. Vitwinger, vediamo un po'. Vitwinger anche per Kemi. Combo. E basta. E c'è il bracket reset. Mamma mia. Ovviamente dobbiamo arrivare all'ultimo pixel di questo torneo. E torniamo 0-0. Bracket resettato in pochissimo, fra l'altro. Forse il match più veloce della top 8. Sembra che possiamo esserci. C'è un counter pick, probabilmente. Fenon forse passa al suo Bison. Così possiamo assistere a un match del tutto diverso. Sembra tutto dedicato allo spettacolo, ragazzi. E infatti ecco il nostro Bison verde di Fenon contro questa Kemi bianca. Un attimo di riflessione. Test, prova, sassa. Come dicevano in una famosa serie TV, have you tried turning it off and on again? Il bello della diretta è anche questo. Si prende tempo, ricordiamo che il premio in palio non è solo un Xbox One, ma la qualifica alle fasi finali del Capcom Pro Tour, torneo con premi in denaro in palio davvero notevoli. Si parla di migliaia di dollari. E inizia la grand final dopo il reset 0-0. Bison verde di Fenom. Abbiamo visto questo Bison gestire personaggi come Kemi più volte in questo torneo. Vediamo se anche questa finale avrà lo stesso effetto. Kemi però sembra gestire leggermente meglio e infatti
porta subito Bison all'angolo. Vediamo come ha intenzione di trattenerlo lì. La palletta per uscire che però viene punita. Ha capito questa volta. Bison però con la presa la butta all'angolo. Ricomincia l'offensiva. Bison non deve chiuderti mai all'angolo. Vediamo che adesso il vantaggio è decisamente da parte di Phenom, che però vediamo che comunque teme il suo avversario. Un pixel di vita, ma quando si ha una lead del genere, aspettare. Abbiamo visto che la strategia migliore, molti match conclusi in time over in questa top 8, perché si gioca tutto all'ultimo pixel. Non siamo qui per fare spettacolo, siamo qui per giocare al meglio delle nostre possibilità. E infatti un altro round studiatissimo. Legge subito il salto iniziale di Kemi con la sua miskill. Scusate, con la sua bolla normale. Mi ha un attimo lasciato prendere. Vediamo un po'. Il match è abbastanza statico in questo momento, eh? I Bison tendono a stallarlo appena hanno la lead di vita. Abbiamo visto che giocano molto, molto safe tutti i giocatori con Bison. Kemi invece a questo punto è obbligata. Si trova decisamente molto più in difficoltà rispetto a prima, quando Kalli ha decisamente dominato. Il matchup sicuramente non è lo stesso, è molto diverso. Infatti vediamo Bison subito che può portarsi a casa il round. Un pixel di vita per con Counter. Un pixel magico di vita, infatti. Era cross destra, sinistra, non si capisce Phenom niente. Ce la fa. 1-0 per Phenom. Vediamo se si prendono un attimo di pausa. No, non perdiamo il flow della battaglia, riprendiamo subito. Kemi questa volta decide subito di attaccare, non aspetta che Bison prenda i suoi spazi. Ma Bison gestisce comunque molto bene la situazione e stalla di nuovo il match. Vediamo chi avanzerà per primo. Ed è Kemi che tenta sempre per primo di avanzare e Bison ne approfitta. Questa volta però Coaster sembra gestire molto meglio il match, infatti subito all'angolo non lo fa uscire di lì. Vediamo se sfrutta qualche tool Bison, e infatti la scivolata cancellata immediatamente. Ottima presa! Incredibile, comunque la lead di Coaster in questo momento è importante, ma non bisogna sottovalutare Bison. Oh. Ma Kemi chiude così il primo round di questo match. Si ricomincia. Abbiamo questa Kemi che decide di avvicinarsi sempre di più. A quanto pare non smette di attaccare. Queste prese whiffate punitissime. Prese di Kemi. Stun. Vediamo un po' se riesce. No, Bison decide di interrompere questa serie, ma la reversal lì in mezzo. Diavolo, Kongster ha capito che Kemi, quando inizia la sua offensiva, quando inizia a pressare in questo modo, è veramente incredibile. Pericolosa. Tantissimo danno. Vediamo un po' cosa decidono di fare. Siamo uno pari, se non sbaglio. Uno pari. La finale si avvicina alla sua conclusione. Chi vincerà? Riprende il match. Abbastanza in stallo questo inizio, qualche passetto per studiarsi. Si attende l'offensiva dell'avversario per rispondere a dovere. Ma i Bison questa volta ad aprire le danze. Vediamo Phenom, come questi giocatori cercheranno di gestire questo rematch che stanno facendo, in quanto
sono già incontrati in Winner Final, si conoscono. Questa volta vediamo come questa bolla di Bison miete molte, molte meno vittime. Questi giocatori che si adattano nel giro di poche ore fra un match e l'altro, capiscono immediatamente come correggere i loro sbagli. E infatti abbiamo visto come adesso Bison non domina più come nei match precedenti. Ah, questa presa però conferma ulteriormente la lead di vita di Bison. E con questa invece porta a casa anche questo round. Fenomeno davvero incredibile. Ma anche Kaunsta non è da meno. Infatti al momento si trovano in parità. Un match a uno. Non ci aspettiamo niente di meno da una finale. Abbiamo visto una top 8 equilibrata. All'ultimo secondo. Ah, questo dash presa che butta Kemi all'angolo. E vediamo se Bison inizia con i suoi setup che sono davvero devastanti. Ma Kemi ne esce subito e invece riprende a sua volta ad attaccare Phenom, che prova a uscire con la sforbiciata, ma non ci riesce e viene punito. Ah, whiffa la presa. Whiffa la presa. Whiffano tutti. La tensione si fa palpare anche per i campioni. Scimmia! Solo esce però dall'angolo con la scimmiata. Non è stata una mossa inutile. Vediamo Bison che però ne approfitta. Il vantaggio. Ah, lead di vita per Bison. Non viene punito, invece sì! Il e porta il a casa anche questo round. Il pubblico non può fare altro che incitare i nostri campioni che si scambiano round dopo round. Un match davvero incredibile. Non si riesce a capire chi domina. Viene ribaltato di continuo. Bison con la sua pressione allucinante spinge. Stavolta Bison ha preso il controllo della partita. Si danno il cambio. Si danno praticamente il cambio. Un match a testa. Bellissima presa. Vediamo se chiude qui. No, Kemi non ci sta. Invece sì, con questa presa porta a casa un altro match. 2-1 per Phenom. Phenom 2-1. Se vince questo match si porta a casa la finale e vince il Capcom Pro Tour. Vediamo se riuscirà a mantenere i nervi saldi. Probabilmente prenderanno un po' di tempo per distendere un secondo i nervi. Abbiamo visto come Kongstar è molto riflessivo come giocatore e approfitta dei tempi morti per pensare a come rispondere alle strategie dell'avversario. E invece no, questa volta nessun counter pick, si va subito avanti. Kongstar sceglie l'approccio aggressivo. Questa volta sì, decide che forse è meglio non lasciare spazio a Bison, forse è meglio far pressione come ha fatto nei match precedenti. E infatti, con un'altra presa, lo butta all'angolo. Non riesce a uscire da questo angolo. La sforbiciata non è sufficiente, invece sì. Vediamo se con la sua bolla... bellissimo. Stabilizza di nuovo il match. E la posizione è neutrale per entrambi. Ma Kemi decide di riprendere l'offensiva. Per Kaunster è decisamente alto. Come l'ho detto, perché? Si sta di nuovo ristabilizzando il match. Ah, presa sul rialzo. Kemi all'angolo. E col jab basso porta a casa un altro round. Frame trap allucinante. Match point per Phenom, signori. Se Phenom vince questo round, si aggiudicherà l'intero torneo. Vediamo se riesce a cavalcare quest'onda positiva che si porta dietro dal round precedente. Kemi non sembra voler dare a Phenom questa possibilità. Continua a bloccare tutte le sue sforbiciate stringhe. Ogni attacco. Viene punito! Malissimo! Malissimo per Kaunster! Mix up che questa volta entra ma lo massimizza! Cash counter! Accidenti! Pixel magico, no! Phenom un vince! Applauso a Phenom! Un applauso a Phenom! Italia 2016! Bellissimo incontro! Grazie mille per lo spettacolo! Grazie a tutti i partecipanti! Ringraziamo i due finalisti! Thank you! Vi ricordiamo gli ultimi due piazzamenti. Al secondo posto Kaunster dalla Francia con Kemi.
E al primo posto Phenom dalla Norvegia con Nekalli e poi Bison. Una breve pausa, ci saranno poi alle ore 17 le premiazioni. Facciamo rilassare tutti i partecipanti al torneo e ringraziamo chi ci ha seguito fino alla fine. Grazie mille a tutti quanti, chi si è in streaming, a chi ci ha seguito qui alla fiera. E ringraziamo tutti i player. Thank you to all the players of the Kakon Pro Tour, to all the finalists.